tentato in questi giorni di alzare il capo e siamo invitati oggi proprio come comunità a continuare ad alzare il capo, a tenerlo alto, proprio nel nome del Signore. Ricordatevi le parole di Dio a Ezechiele: smettila di ginocchiarti, stai in piedi, voglio guardarti in faccia. Coraggio, alza la testa, è fondamentale per uscire fuori da questo sistema di morte in cui ci siamo cacciati. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Ecco il mio appello a voi, è un appello di consolazione, di fiducia al Signore, di consolazione, ma di grande provocazione. Nessuno verrà a salvarci in questo quartiere. Noi vogliamo che e lo dirò adesso come finale, vogliamo che le autorità vengano qui, noi che non andiamo da loro, vengano qui a dirci quello che vogliono fare per questo quartiere. È fondamentale, l'ha detto Don Antonio con molta chiarezza, devono venire qui, però tocca a noi tutti metterci in piedi finalmente, dire no alla paura. Perché non riusciamo a perdonare i nostri debiti anche qui in questo rione di sanità? Siamo carichi di debiti, spesso a usura. E allora ecco il giubileo che proclama il Papa, la remissione dei debiti. E questo spirito che Gesù parlava in quella Galilea indebitata ad usura fino al collo. E chiediamo al Papa il dono della pace per noi, prima di tutto. Questa morte, non si può accettare la morte di 17 anni, è una bestemmia. Tutti ci rivolgiamo all'albero di ulivo e stendiamo le mani così. Diamo le mani così per la benedizione, pregando per Jenny e per la sua famiglia, che il pianto e quanto sta soffrendo questa famiglia. Accogli fra le tue braccia anche Jenny, fa che anche lui ci benedica. Il Signore sia con voi. E con il tuo